La rappresentante centrale della Trentina Rovereto, capitano e centrale della Trentina Rovereto. Ilaria, peccato soltanto per ieri sera, per questa gara 2 dove sembrava che potevate riuscire a portare quantomeno questa semifinale playoff a gara 3, però questo esito finale della semifinale non toglie nulla a una stagione strepitosa che avete fatto comunque voi come Rovereto. Sicuramente è stata una stagione sopra le aspettative e siamo riusciti ad arrivare abbastanza avanti nei playoff e quasi quasi arrivare a gara 3 contro una squadra sicuramente di esperienza e molto solida, perché siamo partiti molto bene ieri, 2-7-0 per noi, il terzo set stavamo per riuscire a portarlo a casa e loro comunque non hanno mai mollato, e alla fine penso che la maggiore esperienza del loro sesto rispetto al nostro sia venuta fuori e quindi poi ha consentito loro di vincere effettivamente la partita e di passare il turno. Ilaria, è stato un anno nel quale siete state in poche in palestra, perché eravate in poche, avete avuto cambi contati, però nonostante tutto avete trovato un gran gruppo e la forza di affrontare 9 mesi di stagione sempre nelle prime posizioni. Sì, poche ma buone direi. Io faccio complimenti a tutte quante le mie compagne per tutti i momenti di difficoltà, chiaramente come ci sono per tutti quanti durante questi campionati lunghi e faticosi, però ce la siamo cavate anche bene, alcune ragazze sono riuscite a cambiare ruolo in corsa e comunque a portare a casa il risultato, quindi no, è stato molto positivo da questo punto di vista. Ormai sono diversi anni che giochi, secondo te nelle ultime stagioni questa B2 è aumentata di livello, siamo sempre lì oppure sta un po' scendendo? Ma allora secondo me più o meno il livello è quello, magari a volte si trovano alcune squadre che difendono molto, magari in attacco non sono così incisive, però poi diventa difficile fare il punto e quindi ti portano a sbagliare eccetera. E quello che si nota un pochino secondo me è il fatto che ci siano alcune persone di una certa età, come per esempio la sottoscritta, che ancora calcano i perché in questa categoria, quindi vuol dire che non c'è grande ricambio, ecco, questa magari è un po' la preoccupazione verso il futuro. Però abbiamo visto della tua nidiata, della tua cucciolata, insomma dei tuoi anni, abbiamo visto stasera Sara Gasperotti che saluta l'attività e lo fa dopo una vittoria di un campionato comunque, diciamo non più giovanissima ma comunque sempre di altissimo livello. Beh, questo lo dici tu, ma comunque no, è stata sempre una gran bella avventura, credo ogni stagione che abbiamo vissuto con Sara, ne ho vissute alcune, parecchie, alcune ovviamente anche per conto mio, e da ognuna abbiamo imparato qualcosa, credo, quindi no, positivo. Tornando alla vostra stagione di quest'anno, tra che avete trovato comunque la forza anche nei momenti di stanchezza, nei momenti di difficoltà per andare avanti? Penso grande motivazione che ha spinto tutte quante a tenere duro anche in momenti un po' delicati che abbiamo vissuto, sì, la voglia di dimostrare che c'eravamo e che eravamo là perché ci credevamo, magari non tutte di qua, quindi magari sempre con questo problema di attaccamento alla maglia che ci può essere o non ci può essere, c'è stato assolutamente, no? Quindi siamo state brave, sì.